San Sepolcro 2-1, una gara molto sofferta. Nicola, quest'arbitro oggi ci ha veramente fatto dannare. Non è oggi, è tutte le domeniche gli arbitri che danno contro noi. Io non so più che fare. Farebbero prima non mandarlo, almeno si vede scazzottato in campo. Almeno si dice bravi a tutti, se sorte il sangue. Così non è possibile. Tutte le volte un arbitro non ci dia un rigore, o butti fuori l'allenatore, o non ammoniscono di loro. È possibile. Però la squadra ha saputo soffrire, no? La squadra non ce l'ha di niente. Va bene così, per la squadra non c'è da dire niente. E Sambo ha parato un grande rigore, ci ha salvato il risultato. Il meglio in campo da ultimo. Siamo con Giuliano, una bella prestazione per i nostri ragazzi, però quest'arbitro ci ha veramente messo in difficoltà questo. Sì, direi. Comunque il Sansepolcro giocava con un uomo in più perché scendeva in campo, come c'è scritto sul giornalino, col 3-5-3 e quindi la Pistoiese ha fatto davvero una grande prestazione di riportare a casa la vittoria. Più, secondo qualcuno, anche il direttore di gara o loro, quindi alla fine giocavano 13 contro 11. Ci ha messo del suo e comunque nonostante quello siamo riusciti a spuntarla e grazie a Sambo che ha parato il rigore. Con Morgia 15esima vittoria casalinga consecutiva. È un grande allenatore, dà spirito alla squadra oltre che far giocare bene la squadra e io non posso che parlarne bene anche perché ho tutti e due figli che giocano nella Pistoiese e sono molto seguiti e quindi io ce lo consiglio a tutti. Qui con Michele Gianfranco, che vi è parso della partita di oggi? Un commento? Ma per me la partita non è stata tanto bella, specialmente negli ultimi 20 minuti abbiamo sofferto, ma sofferto tanto. Ci è andata bene che il portiere aveva sbagliato prima, poi ha parato questo rigore, ma sono già due o tre partite che dall'ultimo ottantesimo poi si soffre da morire. Io l'ho visto tutto, sì, che posso dire anche quello che ho visto a De Ruta, a Narli e a Spoleto. Dall'ottantesimo in poi si patisce. Un mese fa si giocava meglio nel secondo tempo del primo, ora invece si patisce. Non so come mai, qualcosa ci sarà che non funziona. Questo sta un po' al mister a trovare un po' il perché. Oggi forse anche l'arbitro ci ha messo del suo, anzi senza il forse. No, gli arbitri fino ad ora non è che ci hanno dato una grossa mano, perché ci hanno dato dei rigori contro. Ora, oggi c'era netto, per l'amor di Dio. Il campo esterno ha dato dei rigori inesistenti. Oggi la squadra mi è sembrata un po' al di sotto delle sue potenzialità. L'altra partita, mi diceva mio amico, si è dominato fino all'ottantesimo. Poi dopo si è preso due gol nella stessa maniera al 94esimo, sia a De Ruta che a Spoleto. Perché secondo me non si è saputo neanche gestire il risultato. Oggi mi è sembrato che perlomeno da quel lato lì hanno imparato qualcosa. Sono messi alla bandierina e non è una vergogna tenere la palla lì 5 minuti. Cose che se lo facevano domenica passata si era vinto la partita, però si doveva fare terzo gol in tutte le maniere. A volte è meglio spazzare un pallone in tribuna che cincischiare. Perché insomma vedi, la squadra c'è, ora oggi è stata un po' di sotto. Fo complimenti a Sansepolcro perché mi è sembrata una squadra rocciosa, ho sentito lì che gli manca anche diversi titolari, due sicuramente che erano squalificati in due giornate, poi dice ne è mancata all'ultimo momento anche altri due o tre, quindi complimenti a Sansepolcro. Comunque bisogna dire che se non trovavano l'accorcio del risultato sul finale del primo tempo, quel gol abbastanza fortunoso, probabilmente sarebbe stata un'altra partita. Abbiamo un giocatore che è, diciamo, per il punto di vedere quello che fa la squadra. Che sono due o tre domeniche, anche domenica hanno dato 7,5, ma capito chi è? Toledo? Prova a indovinare. Il 7,5 domenica non se lo meritava.
ha sbagliato un gol da ammazzato. Oggi che ha fatto? Perché ha un po' appannato forse in queste ultime partite. Non salta più un uomo, io non so che ha fatto. È uguale, io no, noi ci sono viste tutte le partite, che sponchi. Quando mi anima questo è quello buono là, quello buono è quello là. Sì. Quello... In modo vabbè. Allora va bene così, io sono un grande tifoso, non contro, non remo contro questo mese, ma siamo primi in classifica ora. Siamo primi in classifica, se sono confermati i parziali dagli altri campi. In bicicletta. Tutti a Montemurlo in bicicletta. Si lancia l'iniziativa di Pistoia Sport. Sì, domenica in trasferta, tutti a Montemurlo in bicicletta. Va bene, si possa anche andare perché io insomma sono abituato. Siamo già 3-4 Stefano e ci trova davanti alla tribuna centrale. Perfetto, perfetto.